Oggi amici andiamo a reagire ai miei vecchi video. Voglio vedere proprio come sono cambiata e voglio vedere i miei vecchi video com'erano. Vediamo insieme, ma prima sigla. Yolanda Zip. Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo a fare una reazione ai miei vecchi video. Niente, sono veramente molto curiosa di vedere i miei video tipo di 7 o 8 anni fa. Per chi mi segue dagli inizi, il mio canale si chiamava Cattiva89. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Poi si è chiamato Yolanda Fimo e poi si è chiamato Yolanda Switz, grazie a Daniele che mi ha aiutato a dare questo nome. Prima di iniziare questo video, ragazzi, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi, attivate la campanella per restare sempre aggiornati tutti i giorni sul mio canale. Ovviamente, mio canale, reazione al canale, tutto insieme. Iscrivetevi anche ai miei social, Instagram e TikTok e sul mio sito ufficiale www.yolandaswitz.it. Ecco qua ragazzi il mio canale. Ma andiamo sulla sezione dei video. E ovviamente se sentite un rumore fuori tipo così è perché stanno tagliando l'erba. Allora, io però vorrei capire un attimino come si... Cioè, io non vorrei fare così. Come si fa ad andare indietro nel canale? I più popolari dei miei video sono questi, che comunque sono vecchi, ragazzi, come video. Cioè, mamma mia, raga, quelli della Skiffidoll! 5 anni fa, no, ma raga, ci sono dei video ancora più vecchi. Tutti i miei video più famosi e più popolari sono quelli ovviamente degli slime, perché chi è che mi ha conosciuto con gli slime? Scrivetelo giù nei commenti, vi prego. Chi è che mi ha conosciuto con gli slime e chi è che non mi ha conosciuto con gli slime? I nuovi iscritti mi conosceranno forse per video nuovi, forse per il video in cui dicevo forse che avevo fatto il test di gravidanza, oppure altri per le uova di Pasqua, perché molte persone mi seguono dalle uova di Pasqua. Forse i vecchi iscritti mi seguivano dai video di slime, ma non tutti. Ragazzi, ce l'ho fatta! Sono arrivata alla fine dei miei video. Non avete idea, ci ho già messo tipo 10 minuti! Comunque questo, ragazzi, è ufficialmente il mio primo video. Che risale a 10 anni fa. Le mie creazioni in Fimo. Presentazione canale e informazioni su Fimo. No, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Questa sono io 10 anni fa, 40.000 visualizzazioni. Perché tutte ste views? Forse perché la gente è andata a vedere proprio il mio primo video dove io mi facessi vedere. No, ragazzi, cioè questo video l'ho registrato praticamente con la webcam del computer. Ma non si sente niente. Ma io voglio leggere i commenti, si possono leggere i commenti? 6 anni fa sei migliorata tantissimo nel corso di questi anni, ti seguo da 4 anni. 2020 dopo la quarantena. Lui che lo guardo dopo aver visto il Draw My Life. Quanto eri piccola 5 anni fa, quanto eri pucciosa. Ho appena visto i video alla reazione dei video. Yolanda, com'eri piccola? Qua facevo il Fimo e mi ricordo che in questo video appunto facevo vedere tutte le mie creazioni in Fimo. Ragazzi, che cambiamento! Per chi lo guarda nel 2020 la life, lo guardo nel 2020, chi nel 2018, chi nel 2017. Mamma mia, che commenti! Qualche altro video, questo. Vediamo un po'. No! Sono qui, ritornata con un nuovo video, lo so, è da parecchio che non ne faccio uno. 11 anni fa! Perdonatemi. Però ho Oddio, sei cambiata tantissimo! impegni, università, eccetera, eccetera. Università! Mi ritorno non con un video tutorial, lo so, ci sono state delle richieste, ma le soddisferò. No, aspettate, ragazzi, io ho appena letto che non è 10 anni fa, ma sono 11. Quindi probabilmente gli altri sono ancora più vecchi, quindi 12 anni fa. No, raga, ma che siamo scherzi? Quindi 12 anni fa? Quindi avevo 22 anni? Sì, praticamente sì, ora ne ho 33. Oh my god, ma di che stiamo parlando, raga? Guardate. Con il mio computer non posso fare video e devo usare un altro computer. Oggi farò un video No, tag, mi viene da piangere, vi quindi questa giuro. cosa arrivo sempre in ritardo, però mi andava di farlo ed è il video tag con la... Che voce! Avevo una vocina. Gnegnegne! Ah, gnegnegne! Avevo una vocina così. Domande su Fimo. Oddio.
No, vabbè, ma che cos'è? Tutt'altro. No, vabbè, ragazzi, c'è un moscerino, una zanzara, non lo so. Questo tipo di torta. Io mi ricordo solamente che questa maglietta che avevo indosso mi piaceva E questo tantissimo. stivaccino. E qua mi ricordo che io già conoscevo con Daniele, conobbi Daniele all'università. E niente, raga, ma di che stiamo parlando? Vediamo qualche altro video che mi faccio vedere, tipo questo. Ciao a tutte ragazze, me devo fare questo video non solo per No, vabbè. proporvi un nuovo tutorial, ma soprattutto per augurarvi buone feste La mia e stanzetta è quale sempre video uguale! andrò a proporre oggi sarà. La mia stanzetta è sempre uguale! Ovviamente è cambiato l'arredamento perché nel corso degli anni non ho più tutte le altre cose, ma come ero piccola 11 anni fa! Vabbè, che poi ci sono commenti praticamente recenti, se si può dire, perché le persone ovviamente sono andate a cercare i miei vecchi video e li hanno trovati. Perché poi qui dopo è stato il fatto che ho fatto lo slime, ma dopo un po' di anni, perché dopo il film ho iniziato a fare comunque i tutorial creativi. Raga, vediamo un pochettino. Salve ragazze, Raga, ma perché questo video c'ha 112.000 visualizzazioni? a tutte le ragazze che stanno Scusate, partecipando. in che senso questo video c'ha 112.000 visualizzazioni? In che senso questo video c'ha 455 commenti? Oh my god. Al giveaway e vi ringrazio per Come ovviamente ero questo supporto. piccola! Mamma mia! Non tagliavo niente! A parte l'editing e a parte la qualità del video, che ok, ci sta, però. Cioè, raga, io non tagliavo niente, cioè, lasciavo ogni cosa nel video, ovviamente. Non avevo il programma di montaggio che ho oggi nel mio computer, non avevo neanche questa fotocamera che ho qui, cioè, professionale. Quindi vi lascio immaginare 11 anni fa come stavo combinata. Il gioco è fatto, la cosa più bella è pensare cosa voler realizzare e poi metterlo in atto, È raga, vero. così almeno a me mi rende felice. No, almeno ho detto una frase giusta e la penso ancora tuttora. Con tutto quello che si fa, praticamente che sia il fimo, che sia qualcosa di creativo, che sia lo slime, anche perché per me è anche creatività lo slime. Quando tu pensi una cosa e poi la metti in atto, cioè sei felice, almeno così è per me uguale. No, raga, pure. Mamma mia, quanto sono vecchi! Guardate, io adesso sto scorrendo tutti questi video, sono tutti tutorial di fimo. Tutti tutorial di fimo. Tutti. E vediamo qua il giveaway, anche qua 8 anni fa, qua già siamo un pochettino più recenti. 8 anni fa, ma vediamo qualcosina. Pancake, fammi vedere. No, vabbè, qua era a casa di Daniele. Raga, ma ci rendiamo conto? 8 anni fa ero a casa di Daniele, nella vecchia casa, quella di Portici che io vi ho detto che adesso non ce l'ha più. Mamma mia, che ricordi! No, vabbè, io facevo le video ricette, i video di. No, vabbè. Andando avanti, qua, raga, video a Londra! Attenzione, ragazzi, video di Londra. 8 anni fa che noi siamo andati a vivere io e Daniele a Londra e avevamo praticamente questa microstanza e una casa che condividevamo con altre 11 persone, praticamente. E vi faccio vedere, state vedendo qua, che noi facevamo i video assaggi di snack da Londra perché all'epoca si portava tantissimo fare i video assaggi e Daniele aveva vergogna di farsi vedere in video. Infatti qua è stata, mi pare, la prima volta che Daniele si è fatto vedere. Era impacciatissimo. Fammi vedere. No, mio Dio. Mio Dio, ragazzi. Che strano che era Daniele come eravamo piccoli. Ah, qua già per esempio i Poppy Cookie, che già era una cosa differente. Qua mi ricordo che questi delle box di cibo mi inviavano le box di cibo perché io facevo le recensioni. Altro che TikTok, ragazzi. Cioè, tanti anni fa queste cose si facevano già su YouTube. Cioè, vi rendete conto? Ora va di moda adesso fare gli assaggi su TikTok delle cose strane, ma 8 anni fa io li facevo sul mio canale. Ah, e qui, ecco qua che sono arrivati i tutorial creativi 6 anni fa. Provo le creazioni con la colla a caldo, mi ricordo. Eccoli qua i tutorial creativi, ragazzi.
No, che bello, squishy fatti in casa. Un po' una lacrimuccia mi è scesa. Voi vi ricordate quei video? L'avete mai visti i miei primi video? Io vi voglio tanto bene, vi ho sempre voluto bene, vi voglio bene da 12 anni, vedete un po' voi. Vi mando un bacione, un abbraccione stretto e noi ci vediamo domani alle ore 14:30, come sempre, con un nuovissimo video. Ciao amici!